in questo numero di Motori Magazine. Nel 2023 in crescita il mercato dell'auto. Tornano gli incentivi, fino a 14.000 euro di sconto per un'elettrica. Auto cinesi, opportunità o minaccia? Il mercato dell'auto chiude il 2023 con una crescita del 19%, con oltre 1,5 milioni di auto nuove immatricolate, circa 250.000 in più rispetto al 2022, ma ancora indietro di oltre 350.000 vetture rispetto al 2019. A dicembre sono state immatricolate 111.136 autovetture, con un aumento del 5,88% rispetto alle 104.965 registrate nello stesso mese dell'anno precedente, come rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 416.680, a dicembre 2023 erano stati 402.769. L'aumento è stato del 3,45%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a oltre 527.000, ha riguardato per il 21,06% vetture nuove e per il 78,94% usate. A dicembre le auto elettriche hanno raggiunto una quota di mercato del 6%, ma nell'intero 2023 il dato scende al 4,2%. Lontano non solo dai principali mercati europei, ma anche da paesi con PIL pro capite a parità di potere di acquisto inferiore rispetto all'Italia. Per il 2024 la filiera dell'auto punta sui nuovi incentivi, ma per l'UNRAE è molto forte e preoccupante il rischio che non siano operativi in tempi brevi, situazione che porterebbe a un ulteriore rallentamento o alla paralisi del mercato. Gli incentivi per sostituire auto a benzina o diesel con vetture full electric torneranno anche nel 2024, ma non arriveranno prima di febbraio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy presenterà il nuovo piano al tavolo automotive che si terrà il 1° di febbraio. L'obiettivo resta lo svecchiamento del parco auto e il rilancio della produzione, puntando sull'elettrico, la cui quota di mercato in Italia nel 2023 è stata di appena il 4%, a fronte del 15% registrato a novembre in Europa. Ma quanto si potrà risparmiare? Si va dai 6.000 euro per chi compra un'auto elettrica senza rottamazione ai 13.750 euro consegnando una Euro 2, nel caso in cui si disponga di un ISEE ridotto. Per le ibride plug-in gli incentivi vanno dai 4.000 euro senza rottamazione ai 10.000 per la rottamazione di una Euro 2 se si ha un ISEE basso. Per le auto non elettriche che rientrano nelle emissioni 61-135 grammi gli sconti arrivano fino a 3.000 euro a seconda dell'auto rottamata. Previsto anche il raddoppio degli incentivi per taxi e noleggio con conducente e l'avvio in forma sperimentale della formula del leasing sociale. Il costo dell'auto non potrà comunque superare i 35.000 euro per le elettriche e i 45.000 euro per le ibride. Gli incentivi non sono illimitati, a disposizione ci sono 930 milioni di euro, 570 milioni di nuovi fondi che vanno a sommarsi ai 360 milioni di vecchi incentivi mai spesi. Il 2024 dovrebbe essere l'anno del definitivo sdoganamento delle auto cinesi sul nostro mercato. La crescita è nei numeri, innanzitutto. Nel 2023 le auto prodotte in Cina e vendute in Italia hanno superato quota 70.000 tra Dier Evo, MG di proprietà di SAIC, Link & Co, BYD, Polestar e XEV. Si tratta di oltre il 4% del mercato complessivo e comprende molte vetture full electric, quelle che nel tempo manterranno meglio il valore. Andando oltre ai numeri, appare ormai evidente la svolta culturale in atto e la percezione che i consumatori europei stanno maturando sui costruttori cinesi. La dimostrazione più evidente è il recente accordo di Stellantis con Leapmotor, che consentirà al gruppo di acquisire una quota del 21,3% sborsando in cambio 1,5 miliardi di euro. Un investimento ingente, apparentemente in controtendenza rispetto all'abbandono dei siti produttivi cinesi del gruppo, deciso pochi mesi prima sempre da Carlos Tavares. Non vogliamo essere una pallina da ping pong nelle mani dei decisori politici, ha detto il manager Stellantis, per spiegare una mossa che consentirà a Leapmotor di esportare auto elettriche a 20.000 euro, un prezzo che le produzioni negli stabilimenti in Europa non possono garantire.
L'invasione cinese ci sarà comunque. In Europa molti paesi sono pronti ad accogliere i car maker di Pechino, ha spiegato Tavares. Un allarme che riguarda anche gli impianti italiani e il settore della componentistica, che nel 2022 comprendeva 2.167 imprese, 167.000 addetti e un fatturato di 55,9 miliardi di euro, ovvero oltre 2 punti di PIL. Quello che ci si chiede a questo punto è se l'arrivo dei cinesi possa mettere il comparto a rischio o se l'ondata di auto di Pechino possa rivelarsi un'opportunità per rilanciare la qualità dei nostri prodotti. Il 2024 probabilmente ci darà le prime risposte.